Di nuovo, io mi chiamo Giancarlo e vengo da Sassuolo, provincia di Modena, oppure Rubiera, provincia di Reggio, a seconda di come intendiate il vengo da, cioè il posto dove uno è nato, il posto dove uno abita. E sì, mi sono tirato su la parte dei pantaloni quando sono andato in bagno. E questa canzone è la prima del set di mia compagnia, si chiama Controesodo, una canzone che parla di quando tornate dalle vacanze. Iniziate a lavorare o comunque iniziate con quello che è il solito tran-tran e vi sentite in genere abbastanza cattivi verso il mondo perché appunto date la colpa al mondo di tutte le disgrazie che riempiono le miserie della vostra e della mia naturalmente vita. L'estate non ci colse di sorpresa, sapevamo che sarebbe giunto il giorno delle parole di tua madre che giù al mare aveva visto scomparire tutti i mali. Adesso invece ritornava a lamentarsi delle vene varicose, delle ossa scricchiolanti in continuazione e le canzoni dell'estate tra le nuvole d'autunno risuonavano patetiche e noiose. La fine dell'estate, in quei 3 giorni in cui a casa non c'è mai nessuno, è meravigliosa. Poi ritorna il traffico, il casino, adesso francamente l'hai capito che sei tu che odi la gente. Tutti quei ragionamenti che in agosto tolleravi perché rivestiti dentro abiti nuovi, ora tornano a saltarti al collo come bracconieri che sanno che la faranno franca. La fine dell'estate aveva già quell'odore di salsicce, di festa, dell'unità. Fila al ristorante, giro in libreria, fare un bel pieno di idee da fare i figli questo inverno in birreria. Puoi guardare i volontari, sempre quelli, i concessionari d'auto e qualche orchestra un po' in affanno, con il comico di turno a far battute sul governo, dal cui capo prende i soldi tutto l'anno. È la fine, questa è la fine, questo nostro andar sonnambuli per casa è la fine. Per davvero, questa volta non lo reggo un anno intero. Interessarci il titolone di giornale su argomenti di cui non capiamo niente ed il valzer di opinioni dentro ai bar tra caffè, brioche in piedi ed un perdio mi scusi, c'ero prima io, mentre gli stranieri di cui sparli zitti a lavorare sono tutti alzati almeno da 2 ore e a guardare la nostra decadenza già ci cominciamo a chiedere se è vero che si può far senza. Guarda questi 5 chili che mi tocca buttar giù, io domani vado a iscrivermi in palestra ai latinoamericani, yoga, reiki, karate, il corso d'inglese o da sommelier, lo psicologo che dice attento allo stress da rientro come se non succedesse tutti gli anni, lo scoprirsi senza senso ben sapendo che esser finto in fondo sia il nostro non renderci conto che è la fine, questa è la fine.
questa è la fine. Questo nostro andar sonnambuli per casa è la fine. Io non ce la posso fare. Se alla fine tutto quel che resta è di ricominciare.